Ciao amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Questo video sarà un po' diverso dal solito, però è un video che ho pensato potesse essere stimolante per entrambe le parti, quindi sia per me che lo registro, sia per voi che lo state guardando. Infatti, oggi volevo portarvi con me in una giornata, o meglio, in una mezza giornata di studio. Quindi oggi niente di troppo interessante, sarò semplicemente io che studio, che faccio le mie cose per l'università, però pensavo appunto potesse essere una cosa motivazionale perché io so che sto registrando il video e che quindi devo portare a termine le cose che vi ho detto che avrei fatto e voi che state guardando il video magari potete studiare con me o comunque utilizzare questo video come motivazione giornaliera per fare le vostre cose per scuola barra università a seconda di quello che fate. Quindi oggi è venerdì, tra l'altro io sono in prepartenza perché domani mattina parto, infatti penso il prossimo video che vedrete sarà il vlog della vacanza. Non vi spoilerò dove sono, però nel momento in cui starete vedendo questo video sarò già via, quindi potete andare sugli altri miei social a vedere se ho già postato qualcosa e sicuramente avrò già postato qualcosa almeno sulle storie di Instagram, quindi andate a dare un'occhiata. E quindi prima di partire, per non accumulare troppe cose, volevo assolutamente portarmi a paro o quasi con le cose dell'università. Quindi adesso vi faccio la lista delle cose che andremo a fare oggi, comunque proverò a fare oggi e vediamo di farle tutte. O quasi. Oggi è venerdì, come detto, e come sapete io il venerdì non ho lezione, infatti non sono in università e sono le 12 e ho appena finito, 12:20 in realtà, ho appena finito un'ora e mezza di chiamata con una mia compagna perché stavamo facendo il lavoro, quindi in realtà io ho già iniziato a studiare oggi. Io sarò via sabato, domenica, lunedì e martedì. Infatti martedì in Svizzera è festa, quindi non avrò lezioni in università, la mia università decide praticamente sempre di non fare i ponti, quindi anche se lunedì ci cascava a pennello un ponte non verrà fatto, quindi io salterò le lezioni di lunedì, però no panic, le recupererò una volta tornata a casa. E quindi prima di partire volevo assolutamente mettermi un po' a pari con le cose che mi sono lasciata da fare per la giornata di oggi, per evitare poi una volta tornata di dover recuperare più cose del dovuto. Come sapete io seguo 5 corsi quest'anno, quindi faccio 5 materie sostanzialmente. Ce ne sono alcune che poi tendenzialmente sono quelle che mi piacciono di più, con cui sono a passo. Ce ne sono altre che non ho ancora iniziato e altre che ho lasciato qualcosa in arretrato. Quindi, cosa voglio fare oggi? Punto numero 1, econometria, che è tipo una delle materie che mi sta piacendo di più. Ho appena finito di fare un'esercitazione con una mia amica, quindi in realtà questo lo possiamo già spuntare. Sempre di econometria devo sistemare degli appunti che sono quelli dell'ultima lezione, non sono tantissime pagine, però ancora non ne ho avuto modo di sistemare gli appunti. Seconda materia, economia pubblica, devo sottolineare gli appunti di 3 argomenti, 3 temi che sono stati trattati nelle ultime 3 lezioni, quindi ho un po' di cose in arretrato. Altra materia, inglese, volevo fare in realtà un po' un recap di tutti gli appunti che ho preso finora, capire che cosa mi manca, e guardare un po' in generale tutto il materiale, perché come vi ho già spiegato è una materia che io faccio da settembre e non ho mai riguardato praticamente gli appunti presi a lezione, quindi devo un attimo capire cosa ho, cosa non ho e farmi un po' una panoramica generale. Poi prossima e ultima materia che vorrei affrontare oggi, quindi ne facciamo 4 su 5 in un certo senso, è teoria dei mercati finanziari. Questa è una di quelle materie che ho guardato un po', ma non troppo, quindi vorrei fare anche in questo caso una panoramica degli appunti presi nell'ultimo mese, perché alla fine abbiamo iniziato 4 settimane fa, quindi ormai un mese è già passato. Quindi vorrei fare una panoramica e soprattutto sistemare tutti gli appunti presi finora, che sono appunto quelli delle prime 4 settimane, perché diciamo che per ora ne ho sistemati ben pochi, quindi devo assolutamente farlo. Ci sarebbe poi in realtà una quinta materia, se ci fate caso, però quella non la tocchiamo oggi perché è l'unica materia di cui proprio non ho ancora fatto niente, quindi sarebbe davvero troppo lungo da fare tutto oggi, quindi di quella ci occupiamo da settimana prossima. Questo è un po' il programma, sono le 12:30, iniziamo, siccome non mancherà troppo a pranzo, direi che iniziamo da una cosa veloce, quindi iniziamo col sistemare gli appunti di econometria. Come vi ho già spiegato, per questa materia mi sto organizzando in questo modo. A lezione prendo gli appunti sulla dispensa che ci ha fornito il professore direttamente sull'iPad e poi una volta tornata a casa nei giorni successivi comunque trascrivo il tutto su carta, quindi adesso devo fare questo processo. Non abbiamo fatto tantissime pagine, quindi dovrebbe essere una cosa abbastanza veloce e sono letteralmente 2 pagine ora che noto, non abbiamo fatto molto, quindi iniziamo.
la prima materia fatta, questo è il risultato finale, alla fine erano solo due pagine ma penso una mezz'oretta sia passata. Sì, lo so, sono una lumachina, però l'importante è capire i concetti e aver finito quello che dovevo fare. Pausa pranzo finita, quindi è arrivato il momento di riprendere a studiare. Non ho fatto tanta pausa oggi, sono stata brava. E adesso cambiamo materia e riprendiamo però comunque lo studio. Passiamo a economia pubblica. Sto facendo le cose in un ordine che forse non è quello più consigliabile, ovvero da quella che preferisco a quella che preferisco meno, e che in questo caso è anche dalla cosa più corta a quella più lunga, che quindi forse non è proprio la strategia migliore, però l'importante è che concludo qualcosa. Tra l'altro mi sono spostata, sono venuta qua in sala perché a quest'ora, non oggi perché non c'è questo gran tempo oggi, però a quest'ora di solito qui c'è molta più luce che in camera mia e quindi preferisco sfruttare le ore di luce naturale. Ok, quindi qui ho tutto quello che mi serve, questi sono i miei schemi. Purtroppo portarli avanti e indietro, perché questo è l'unico plico di fogli che mi porto avanti e indietro dall'università, non dico tutti i giorni, però ce l'ho spesso in borsa, li sta facendo un po' rovinare, però fa niente, cioè nel senso l'importante è che non si strappino, perché ricordatevi che quando i fogli sono così tanto scritti, un po' stropicciati, vuol dire che sono fogli vissuti, quindi siamo a buon punto. Vabbè, cagate a parte, sono rimasta, non mi ricordo dove, esatto qua, pagina 19 e ne ho stampate 24 e tutto quello che avevo l'ho stampato, quindi adesso continuo da dove ero rimasta, non sono tantissime pagine quindi dovrebbe essere una cosa veloce. Questi schemi in realtà forse ve l'avevo già raccontato, non li sto facendo io in prima persona, ma questi schemi li sta facendo un mio amico e compagno di corso, perché diciamo che abbiamo capito nel corso dei semestri che fare tutto tutti non serve a niente, quindi ogni tanto capita che ci dividiamo gli schemi da fare. Questa materia a me non faceva impazzire per come veniva spiegata e quindi sostanzialmente ho ceduto a lui questi schemi molto volentieri e io mi occuperò di fare delle altre cose. Quindi siccome questi schemi non sono miei, a maggior ragione è importante che io li rilegga di settimana in settimana, così da avere un'idea di quello che sta succedendo. E come vedete sono a buon punto, perché ho preso un sacco di appunti sui fogli. Questa qui è la piattaforma che abbiamo appunto a disposizione, sulla quale i miei professori mettono tutto il materiale, e qui appunto ci sono tutte le materie. In particolare adesso guardiamo economia pubblica e come vedete poi di volta in volta qua pubblicano le cose, il materiale, e adesso io devo riprendere da qua, tema 5. Riprendiamo da dove avevo lasciato e iniziamo. Ok, anche economia pubblica l'ho finita e ho fatto fin dove ho potuto, in un certo senso, perché per evitare di sprecare carta stampo le pagine solo quando sono intere, quindi ce n'era una che era tipo fino a metà, però non l'ho stampata, quindi ho fatto sostanzialmente fin dove avevo pagine, poi settimana prossima stamperò il nuovo materiale e riprendo da qui. Però sì, economia pubblica finita. Da quando la San Carlo ha avuto la geniale idea di inventare queste patatine, sono le mie patatine preferite, vi giuro. Lime peperosa, spaziali. Comunque sto facendo merenda, così poi smetto di fare pausa e passiamo alla prossima materia, che vorrei fosse teoria dei mercati finanziari. Do precedenza a questa perché letteralmente sono più indietro. Probabilmente sarà l'ultima cosa che faremo, però do priorità a teoria dei mercati, perché sinceramente l'altra materia di cui vi parlavo stamattina, che è English for Economist, non è così impellente, capito quello che devo fare. Devo dare priorità a mercati anche perché tra un mese ho il parziale di questa materia, quindi do priorità a quella.
Se vi devo dire tutta la verità, in realtà non so neanche se riuscirò a fare il tutto oggi perché ho davvero tanto materiale da consultare nonostante siano davvero solo 4 settimane di lavoro. Però l'unica cosa che ho davvero fatta bene sono le lezioni degli esercizi, però purtroppo sono state meno rispetto a quelle di teoria, perché poi la teoria ce l'ho un po' dislocata, perché alcune cose le ho sull'iPad e queste in realtà sono anche scritte abbastanza bene. Alcune cose ce le ho sul computer, ossia un file mio, ossia il file di un mio amico, e poi ho anche del materiale di supporto, se lo trovo, qua, sulla piattaforma, che in realtà è poca roba, però da qualche parte, se lo trovo, eccolo qui, c'è del materiale di supporto. E a dirla tutta, ho anche un libro di testo di supporto. Questo ovviamente è un libro scritto dal mio professore che ho comprato, non era obbligatorio, però diciamo che mi sembrava fortemente consigliato l'acquisto, quindi ho deciso di acquistarlo, ma letteralmente l'ho portato a lezione un paio di volte, l'abbiamo usato un paio di volte per gli esercizi, ma non l'ho ancora aperto. Quindi, come mi organizzo? Allora, intanto metto le mani avanti, non so davvero se riuscirò a fare tutto oggi perché sarà un lavoro lungo e a una certa ora devo anche staccare perché devo fare la valigia per il viaggio. Però comunque l'importante è iniziare perché come vi dicevo, tra un mese, esattamente tra un mese e un giorno, però comunque tra un mese ho il parziale di questo esame. E in questo lasso di tempo farò anche due viaggi, uno è quello per cui parto domani e poi nei giorni vicini a Pasqua farò un altro viaggio. Tornata da questo viaggio di 4 giorni inizierò a studiare questa materia. Per appunto il parziale. Il concetto di parziale nella mia università è un concetto sconosciuto. Questo è letteralmente il primo parziale che faccio. Una volta ho fatto una prova intermedia, però non era un parziale perché gli argomenti trattati nella prova intermedia non sono stati poi tolti dall'esame finale, era un discorso un po' particolare, però comunque non ho mai dato un parziale vero e proprio come conosciamo il concetto nell'università italiana, quindi vorrei decisamente sfruttare l'occasione, uno perché in questo modo inizio già a studiare e due perché dovesse andare bene non sarebbe male avere metà del programma a giugno. Quindi tutto ciò per dire che è importante che io ora mi metta a iniziare a guardare un po' che appunti ho, cosa mi manca, devo metterli insieme. Ok, sono molto contenta di come sto procedendo perché sto proprio unendo tutti i file che avevo. Per il momento ho deciso di sistemare i miei appunti, poi in un secondo momento guarderò il materiale di supporto perché non è tantissima roba. Sono molto contenta di come sta venendo perché è un mix tra testo scritto a computer che ho copiato dal file Word che avevo e cose aggiunte a penna. Avessi scritto tutto a penna, probabilmente non avrei finito più, anche se in realtà le nuove lezioni saranno tutte scritte a penna, praticamente. Però, insomma, sto facendo questo lavoro, però adesso mi devo un attimo fermare perché devo andare a fare la valigia. A inizio giornata ho decisamente fatto una to-do list un po' troppo irrealistica perché alla fine inglese non sono riuscita a guardarla, però una mia amica mi ha passato degli appunti, quindi nei prossimi giorni metterò insieme anche di quella materia i miei appunti ai suoi. Mentre di questa materia probabilmente non avessi dovuto fare la valigia sarei anche riuscita a finirla, però siccome stasera ho un impegno non posso fare la valigia stasera, quindi devo per forza anticipare le cose. Però va bene così, sono contenta di come sta venendo. Poi in realtà l'iPad me lo porterò probabilmente in viaggio. Ovviamente non mi metterò a studiare di giorno, però magari in volo, se ho voglia di fare qualcosa, posso continuare con questo discorso. Se no, ne riparliamo settimana prossima e non muore nessuno. Però appunto mi preme iniziare il prima possibile con questa materia perché appunto devo preparare il parziale. E quindi sicuramente quando torno dalle vacanze inizio a studiare, quindi nel caso i primi giorni le dedicherò ancora alla sistemazione esiste come parola, degli appunti e poi nei giorni successivi inizierò proprio a studiare in modo concreto la materia. Detto ciò, questo study vlog direi che si può concludere qua perché appunto adesso devo andare a fare delle attività che non concernono lo studio. Io vi ringrazio per avermi seguita e spero vi sia piaciuto questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate, se secondo voi è una tipologia di video che potrei rifare, che non vi è piaciuta, vi è annoiata o se al contrario vi ha motivati e quindi pensate che possa essere un video da portare una volta ogni tanto. E niente, però per il momento io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi mando
un grosso bacio, vi voglio bene. Noi ci vediamo sugli altri social se volete andare a sbirciare un po' quello che sto combinando in questi giorni, o comunque ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Ciao amici!